ragazzi, i protagonisti sono Nil, grandissimo protagonista fin qui di questa Coppa Italia, però perde palla in questa occasione. Shields lancia Zach Lidey, sempre del solito Tyler Kane che fin qua sta dominando sotto i tabelloni. Drell dall'altra parte a completare il parziale di 6-0. Il Ciaccio sale a prendere il pallone, vediamo se arriverà il primo assist della partita. Così è, schiacciata a terra, meravigliosa per Heinz, che può schiacciare comodamente invece nel canestro, che poi ributta fuori ancora per l'Estone, che batte Gigi D'Atome dal palleggio, prova ad arrivare nei pressi del ferro e appoggiandosi al corpo dell'avversario. Quindi riguadagna il possesso Milano, che lo sfrutta con Gigi D'Atome, che si butta indietro. Massimo vantaggio sul più 8. Riesce a ricevere il passaggio d'ingresso della rimessa, poi hand off per Panther, palleggio, arresto e canestro da parte di Kevin Panther. 7 punti per lui. Justin Robinson prende il rimbalzo offensivo, garantisce il pallone a Tyler Kane. Poi ribalta al lato alla perfezione, mette in ritmo Siobhan Shields che segna a sua volta la tripla. 6 su 13 dall'arco per Milano. Rodriguez arriva all'aiuto di Kane, allora ancora dal palleggio a ribaltare tutto il campo per far segnare Kevin Panther. Più 32 per la squadra di Messina, che ha voluto subito rientrare in campo e mandare un segnale agli avversari, anche se qua Tyler Kane a sua volta riesce a trovare un gioco da 3 punti. Sembrava Pesaro a recuperare con Kane, una giocata splendida. Biliga riesce a ricevere sotto canestro, c'è il fallo di Tambone, arbitri che convalidano anche il canestro di Biliga. Sbaglia la tripla, continua a non riuscire a rialzare quella percentuale la VL. Delfino trova però sotto Zanotti che segna il canestro. Adesso sta diventando realmente una macchina difficile da fermare. D'Atome con il cronometro nella testa, lo step back e la tripla segnata. Grandissima giocata di Robinson, tutto campo. Kane aspetta l'arrivo di Tambone che poi penetra, riscarica per Figlioi. Terza tripla in fila per Pesaro, che adesso quantomeno ha un moto d'orgoglio finale. Quindi mancano 5 secondi per chiudere l'azione. Ancora l'ex Texas Tech che tira praticamente in tuffo. Si lamenta anche con Benis perché voleva un fallo. L'Armani Exchange Milano vince le Freccia Rossa Final 8 2021 e alzerà la 7ª Coppa Italia della sua gloriosa storia. L'Olimpia Milano vince la Coppa Italia per la 7ª volta nella sua storia.